Ciao a tutti, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare, agente immobiliare professionista da oltre 20 anni che svolge la propria attività su Roma e provincia. Oggi mi rivolgo con questo video ai tanti proprietari che cercano di vendere l'immobile da soli, senza l'aiuto di un agente immobiliare professionista. Ed in particolare li invito a fare attenzione ai cacciatori di caparra. Chi sono praticamente questi soggetti? Sono delle persone esperte ovviamente del mercato immobiliare, esperte della normativa urbanistica e in generale di come funziona la vendita di un immobile, e vanno alla ricerca proprio di quegli immobili che sono venduti dai privati, quei famosi no agenzie, no, che vediamo in tanti annunci, perché magari sanno che quell'appartamento è inserito in un fabbricato che ha dei problemi. Quindi, cosa succede? Oggi la normativa urbanistica è diventata molto stringente, quindi quando un proprietario vende un appartamento, ad esempio, non deve garantire soltanto che il proprio appartamento sia in regola con la normativa catastale urbanistica, ma deve anche garantire che proprio in generale l'appartamento, ma siccome con l'appartamento vendiamo anche una parte delle parti comuni del condominio, ecco, bisogna garantire che tutto il fabbricato sia in qualche modo in regola. Queste persone magari sanno già che quel fabbricato ha un determinato difetto, ha una determinata lacuna urbanistica, e cosa fanno? Quindi si presentano come degli sprovveduti clienti acquirenti privati, che ovviamente non vogliono assolutamente pagare una commissione a un'agenzia immobiliare, e intavolano una trattativa con un proprietario. Tutto sommato non trattano neanche tanto il prezzo, magari, quindi vanno incontro a tutte le richieste del proprietario il più possibile, fanno una trattativa molto blanda e a un certo punto convocano il proprietario con un'offerta formale presso un loro notaio, danno una caparra confirmatoria molto importante, il 30, il 40, in certi casi anche il 50% del prezzo, e ovviamente a quel punto, tramite un proprio notaio di fiducia, trascrivono il contratto preliminare di vendita sull'immobile. Quindi sull'immobile c'è una trascrizione in conservatoria e quindi tutto il mondo viene a sapere che quell'immobile è già stato promesso in vendita da quel proprietario a quei determinati soggetti acquirenti. Ad un certo punto, ovviamente, tra le condizioni che pongono, sicuramente c'è quella del termine essenziale, ossia dicono che il rogito dovrà essere stipulato sicuramente entro una certa data, perché hanno un determinato interesse specifico a stipulare entro quel determinato periodo di tempo, che ovviamente concordano tranquillamente con il proprietario. A una settimana, 10 giorni dall'atto definitivo di compravendita, il proprietario riceve una bella raccomandata inviata di solito da un avvocato di fiducia di questo potenziale acquirente, con allegata una relazione tecnica di un geometra, di un architetto, dalla quale si deduce che appunto sono state riscontrate delle difformità importanti. Ne cito una tra le tante: per esempio, il proprietario dava per scontato che ci fosse il certificato di abitabilità o agibilità del palazzo e invece il fabbricato ne è sprovvisto. Oppure, non so, un altro esempio può essere che uno dei balconi dell'appartamento non risulta in planimetria ed invece è esistente, e quindi è come se paradossalmente l'avesse aggiunto il proprietario. Insomma, delle difformità importanti in base alle quali ovviamente l'acquirente a quel punto dichiara di non voler più procedere all'acquisto e chiede la restituzione a norma di legge del doppio della caparra, a meno che lo stesso proprietario non abbia
apri sul prezzo di vendita concordato uno sconto fortissimo, 40-50% del prezzo concordato, e così abbiamo una situazione in base alla quale, a norma di legge, un cacciatore di caparra è andato a caccia del proprietario che ha voluto far da solo per risparmiare magari le commissioni di un agente immobiliare professionista, e alla fine si è ritrovato con le spalle al muro perché o fa uno sconto ingente sul prezzo che aveva all'inizio concordato, o addirittura è costretto a dover dare il doppio della caparra percepita, ma di solito parliamo di cifre importanti, perché altrimenti le conseguenze sono, da un punto di vista economico, disastrose. Quindi il consiglio è quello di, ovviamente, evitare di fare da soli se non si ha l'esperienza e la conoscenza di tutti i meccanismi e soprattutto della normativa catastale e urbanistica, che è veramente diventata molto 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 complicata negli ultimi anni. Anni fa, per vendere un immobile bastava praticamente portare due o tre cose al notaio e si faceva la compravendita. Oggi serve veramente un tomo di roba per poter essere sicuri che la compravendita vada in porto. Ad esempio, noi ai proprietari che si avvalgono della nostra collaborazione regaliamo il servizio di check-up urbanistico dell'immobile tramite un tecnico che fa tutte le verifiche prima di prendere un'offerta, proprio per poter tutelare il venditore da un lato, perché non corra rischi del genere, ma anche l'acquirente, perché appunto possa arrivare al perfezionare la compravendita in maniera sicura e senza nessun tipo di sorprese. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace alla campanella che trovi qui sotto e iscriviti al nostro canale. Ciao e buona vendita!